Ci sembrava giusto poterci confrontare sia con le istituzioni ma anche con chi, scienziati da tutto il paese, conosce bene l'argomento e poteva portare un contributo importante per una riflessione. Il futuro dell'edilizia residenziale pubblica è stato il tema al centro della giornata di studio organizzata da Arezzo Casa, società che gestisce 3.200 appartamenti per conto di 37 comuni proprietari. Un appuntamento che ha rappresentato il cuore dei festeggiamenti di 20 anni di Arezzo Casa, ma che è stato anche l'occasione per approfondire il tema del diritto alla casa. La realtà è questa, il sistema non regge più, non è possibile pensare di poterlo sostenere con i soli proventi degli affitti. Abbiamo bisogno di una riforma strutturale, abbiamo bisogno di una riforma economica e soprattutto abbiamo bisogno di una riforma normativa, perché non si può continuare a fare case popolari come si faceva 50 anni fa. Edilizia residenziale in Italia, le sfide di oggi e progetti futuri, il tema affrontato dal presidente di Federcasa. Se dobbiamo fare un confronto è che noi siamo un malato in cura e abbiamo bisogno però di una certa assistenza, quindi dobbiamo puntare su una rivisitazione complessiva della normativa, perché come è stato evidenziato anche dallo studio di Nonisma, noi non abbiamo una prospettiva di mantenimento di crescita e soprattutto di bilancio e quindi di sostenibilità di bilancio. Quindi il canale che Federcasa sta cercando di sfruttare è sicuramente l'Europa, l'istituzione del commissario europeo per la casa può essere un primo passo per riuscire a portare quelle risorse necessarie per le nostre aziende. Ad oggi il patrimonio di edilizia residenziale pubblica conta 850.000 alloggi distribuiti su tutto il territorio nazionale, gestiti da 84 aziende pubbliche, 2 milioni invece gli inquilini. Le liste d'attesa, che catturano solo una parte del bisogno abitativo, sono oggi ingenti tutti i territori, ma appunto ribadisco che sono solo uno degli indicatori del bisogno abitativo, che come sappiamo e leggiamo sui giornali in realtà si presenta anche tra chi non riesce a verbalizzare e formulare una domanda per accedere alla casa pubblica. L'edilizia residenziale sociale potrebbe essere una risposta a quest'ultima problematica. Può essere questa una bella opportunità per dare questa risposta alla domanda debole della popolazione, ma non ci sono le condizioni, diciamo, di sostenibilità affinché il privato da solo possa farsi carico di questo tipo di edilizia. Quindi è necessario un concorso privato-pubblico, un partenariato pubblico-privato, perché da una parte il privato può rinunciare a un po' di profittabilità, dall'altra parte il pubblico però deve riuscire a garantire degli oneri e dell'alleggerimento dei costi che vengono a gravare poi sul prezzo finale o sul canone finale.